Sono nato in un paese, a Luino, e per destino e per proposito sono sempre vissuto in piccole città di provincia, salvo alcune larghe assenze, la Svizzera, Parigi, la Spagna. A Luino ho vissuto gli anni dell'infanzia e ci sono tornato poi per giornate e settimane durante tutta la vita. Mi è sempre piaciuto raccontare agli amici i casi della mia vita. Ed è proprio su questi casi che io ritorno per trovare la materia dei miei libri. Non mi interessa di vedere lontano, mi basta vedere vicino, intorno a me, dentro di me. In fondo, il libro che io leggo di più è la mia memoria. Scantinati, dove sono ambientate molte pagine del Pianto Piange. E sono precisamente questi i locali nei quali si svolgevano le famose partite notturne, quando i clienti del vecchio albergo Verbania finivano la partita a biliardo per venire poi nello scantinato e giocare a poker, con tutto quello che poi Piero Chiara ha raccontato quando saliva il lago, come succede tuttora in questi scantinati, l'acqua sale e giocavano persino coi piedi nell'acqua. E poi erano, diciamo, oramai adesso sono diventati ripostiglio, sono luoghi dimenticati, qui sopra c'è la biblioteca, ma veramente era tutto ambientato qui, mi pare di ritrovare quei tempi, ecco, anche se io li ho sentiti magari solo raccontare, però era così, perché si raccontavano un poco queste cose, non è che, per tornare alla solita cosa, che lui non inventava niente. Io avrei tanto da raccontare. E mi sono convinto che certe cose del passato valgono solo in quanto le racconto a te, che sai quale luogo ideale del mondo sia Luino e quale parte della nostra gioventù andò in fumo in quegli anni. Nei paesi la vita è sotto la cenere. Per vivere come si vorrebbe da giovani ci vuole denaro e di denaro ne corre poco. Allora si gioca per moltiplicarlo e si finisce col fare del gioco un fine, una mania nella quale si scioglie la noia delle sere e dei pomeriggi. Non ci si accorge che a due passi, fuori dalle finestre, c'è il lago o la campagna, con le luci del giorno e della sera. Si sta legati ai tavoli, a denti stretti. E neppure si pensa che lo studio, o un mestiere, potrebbero aprire una strada nel mondo e mettere a partito tutta quell'astuzia e quella sottigliezza che si spreca nei caffè. Le avventure di questi giocatori di provincia che passavano notti e notti a giocare negli scantinati del Metropol a Luino, Chiara le aveva raccontate innumerevoli volte agli amici, anzi gli amici lo sollecitavano di continuo a raccontaci la storia dei giocatori. Una volta la raccontò in casa di amici a Milano, presente Vittorio Sereni, il poeta suo conterraneo e suo contemporaneo. Di fronte all'entusiasmo suscitato presso gli ascoltatori, Sereni pregò Chiara di mettergli per iscritto quelle cose. Chiara lo fece, Sereni le fece pubblicare in un primo tempo sul Caffè di Giambattista Vicari e poi le fece pubblicare direttamente in Mondadori, di cui era consulente editoriale. Come quel medico che scoprì i primi vaccini, il quale provava su di sé gli innesti,
io sono tale scrittore che prova la vita su di sé prima di raccontarla. L'ho provata su di me in tante situazioni, in vari mestieri, in molti luoghi, in momenti di tranquillità e in epoche fortunose. I miei libri sono quindi un'immagine del mondo presa da vari punti di vista da un uomo di umile origine, ma attento alla vita e testimone diretto, se non addirittura protagonista, delle sue storie. Vivevo con esseri estranei all'arte e alla letteratura. Mi mescolavo con professionisti, esercenti, giocatori, gabbamondo, gente di campagna e di città, ricchi e poveri. Il magma umano che traversava l'esistenza senza osservarla, senza trarne balsami o veleni letterari. Così ho parcheggiato fin quasi a 50 anni in aree dominate dalla necessità, dove nulla si sublimava. Erano un po' tutti fatti e misfatti di questo che lui chiamava il paese dell'anima, no? In fin dei conti, dobbiamo essere sinceri, il materiale gliel'abbiamo dato noi, che poi lui l'ha reinventato, non possiamo dire, l'ha reinventato in una maniera straordinaria. Già, il capitano. Chissà quanto mondo ha conosciuto. Ma chi ce la fa a prendere le strade giuste, quelle che portano lontano? A me manca il coraggio. E non è facile decidere. Perché poi, come si fa a tornare indietro? Come avventurarsi? Eppure, sento che un giorno o l'altro anch'io mi muoverò di qui. E non è vero quello che dice Giorgio, che noi non partiremo mai. Chiara nasce come narratore orale. Quando raccontava per iscritto non era diverso da quando raccontava a voce in un gruppo di amici. Io ricordo tante volte di aver ascoltato Chiara che mi raccontava un fatto, mi raccontava una storia. La stessa storia poi magari me la raccontava con delle varianti diverse, con delle leggere varianti, in un'altra occasione. Tempo dopo mi trovavo questa storia in un racconto o in un romanzo. Possiamo solo immaginarlo, un altro modo di vivere. E intanto passano gli anni e stiamo qui a specchiarci negli altri. Nel capitano, per esempio, a me sembra di vedere il protagonista di una vera vita, quella che vorrei fare e che per ora posso solo intravedere o sognare. Ma mi sembra che la mia gioventù cominci solo adesso e che l'altra, quella che ho consumata dandomi buon tempo, non fu che una scuola, una preparazione, della quale oggi mi valgo profondamente, con una indagine qualche volta accanita, con una esplorazione nella mia memoria che non lascia tregua a nessun ricordo, a nessun fatto della mia vita, che tutto richiama alla mia presenza per essere filtrato, utilizzato in quello che scrivo. Ero nell'anno di quella pagella ripetente di terza elementare e recidivo nei 4, nei 3 e negli 0. Ricordo benissimo che mio padre, per non farmi ripetere l'anno una seconda e una terza volta, garantì ai maestri, mettendosi una mano sul petto, che se mi avessero promosso mi avrebbe mandato in collegio dai salesiani di Intra, sollevandoli d'un bel peso, perché ero recalcitrante e ribelle non solo negli studi, ma anche nella condotta. Fra le conquiste che intravidi per prime, come gradi della mia emancipazione da raggiungere ognuno a suo tempo, debbo mettere, insieme ai calzoni lunghi, alla sigaretta e alle donne, il gioco del biliardo. Me ne ero fatto per tempo una prima idea, guardando dai vetri, dentro i caffè, i giocatori con la stecca sulla spalla e lo sguardo fisso alle palle d'avorio che si incrociavano e si bocciavano tra scoppi fragorosi. Uscito di collegio, cominciai subito a mettere piede nei caffè come neofita del biliardo,
riuscendo presto a superare lo stadio del principiante, tanto che maneggiare la stecca da maestro, misurarmi con vecchi giocatori e acquistar fama d'imbattibilità nell'uno o nell'altro caffè, posso dire che fu tra i sogni di gioventù quello che mi riuscì meglio di realizzare. Questo è un bel ricordo di Piero Chiara. È un libro che adesso è raro, perché è stato stampato in pochissimi esemplari, e io ce l'ho perché gliel'ho vinto a Scopa. Capitava quando si giocava che si arrivasse a un certo punto insomma uno dei due aveva un debito abbastanza forte con l'altro, perché di solito si pagava mano per mano, no? Dopo la fine della partita, non so, 5.000, 10.000 si pagava, però a volte invece no, qualcuno non aveva soldi in quel momento, allora si diceva va bene, andiamo avanti. E quindi quando si arrivava a un certo livello e stava perdendo lui, mi pagava in natura, diciamo. Quindi mi ha dato questi bei libri, veramente belli, e mi ha dato per esempio questo quadro, questo prova d'autore, a dire la verità, di un pittore svizzero, Rapp, abbastanza importante, che aveva fatto questo lavoro che doveva in un primo tempo servire per la copertina dell'edizione mondadoriana della Stanza del Vescovo, che è uno dei libri più famosi di Chiara. E insomma, è stato un bel colpo portarlo via. Me lo tengo vicino al letto sul comodino. Nel cuore di un grosso borgo, dentro un'antica casa circondata da un giardino tra muraglie alte e senza finestre, Emerenziano sapeva che la donna nata per lui doveva vivere ignara della volpe che ne aveva sentito l'odore e che avrebbe finito col trovare il buco nel muro e arrivarle addosso. Egli voleva, e se lo voleva ci sarebbe arrivato, estrarre con la pinza delle sue dita di burocrate dal corpo vivo della popolazione femminile del paese la donna ideale, la quale doveva essere né brutta né bella, né giovane né vecchia, piuttosto ricca che benestante, senza troppi parenti, disposta a non aver figliuoli e meglio ancora, se impossibilitata ad averne, con casa propria già montata, illibata, di chiesa, d'ottima famiglia. Quanto al carattere poteva essere come voleva, ci avrebbe pensato lui a modellarla. I suoi personaggi sono personaggi che si inventano la vita giorno per giorno. Sono spesso dei personaggi furbi, sono dei personaggi che, appunto, come tanti personaggi del Boccaccio, si costruiscono pezzo per pezzo, nel bene e nel male, la loro esistenza. Un altro elemento centrale della narrativa di Chiara, naturalmente, è la figura femminile, una specie di motore non immobile della vita dell'umanità, la responsabile di tanti giochi, di tanti scherzi, di tante aspirazioni. Per consolarmi o per peggiorare la mia malinconia, che è sempre un modo per variarla, penso alle mie donne di questi ultimi anni. Anche loro penseranno un momento a me. Non ci si scrive più, ma ci si pensa sempre, lo so. Penso a Greti, che da 4 anni è maritata con un albergatore svizzero a Stoccolma. Povera Greti, così ragazza, così piena di Mallarmé, di Verlaine e di Rimbaud, e ora in mezzo alle salsicce e agli arrosti per tutta la vita. Mi amò come moglie, madre, sorella, davvero. La Greti sono certo che mi ama ancora. Altra cosa è Heidi. Quella non mi ama più. Non le passerà mai la rabbia d'avermi amato per un anno senza sapere che la tradivo con la sua migliore amica, la Greti. Nel suo negozio d'antiquariato, in una fredda strada di Zurigo, pensa forse di vedermi passare per potermi dire che è felice, che non si ricorda più di me e di quella puttana della sua amica, ma che l'ho amata, è vero, per 3 mesi soltanto romanticamente e poi fisicamente, quasi con rabbia, alternandola alla Greti che amavo con tutte le mie facoltà. La Greti lo sapeva, ma doveva tollerare per non darle sospetto. Solo quando, dopo essere stata a letto con me, le telefonava raccontandole i particolari, la Greti diventava una belva. Come mi diverto a raccontare queste cose. Qualcuno dirà che sono porcherie, ma per me sono nient'altro che ricordi. Ricordi che vorreste avere anche voi, e che certo avete, anche se a quest'ora siete tutti santi, tutti sentimento familiare e casti pensieri.
mondo non è mai allegro, ha dei momenti di allegria o di spensieratezza, ma il fondo naturalmente è triste, perché la vita passa, la vita travolge gli uomini, distrugge la loro gioventù, le loro speranze, e quindi lascia un fondo amaro, e questo fondo amaro c'è anche nei miei libri. Durante la guerra, negli anni 43-44, sospinto dagli avvenimenti politici, ho varcato clandestinamente la frontiera svizzera. Sono entrato da Fornasette, vicino al mio paese nativo. Ho fatto una lunga peregrinazione nei campi di raccolta, di smistamento, di lavoro, cominciando da Bellinzona, alla Casa d'Italia di Lugano, poi a Büsserac, nel cantone di Solothurn, poi a Tramelan, nel Giura Bernese, poi in un piccolo campo tra Sierre e Sion, nel Vallese, quindi quasi libero, in una home a Loverciano, sopra Mendrisio, dove ero bibliotecario di questa comunità di internati sotto la protezione del Vescovo di Lugano. L'alba non si avvertiva ancora nel cielo quando, poggiate le mani sul terreno, mi drizzai in piedi sul territorio svizzero dopo aver strisciato lentamente sotto la rete di confine. Erano passati alcuni minuti vuoti, senza emozione, nel silenzio che un lontano abbaiare di cani faceva più vasto e quasi misterioso. Sotto di me gorgogliava il fiume ancora notturno, con voce sorda o lieve al mutare del vento. Ascoltai uno dopo l'altro i suoni dell'aria e mi parvero nuovi e ostili. Li riconobbi lentamente e, confortato, cominciai a inoltrarmi tra le robinie che mi intralciavano il passo. Non mi chiesi cosa ne avrei fatto di nuovo della vita, come l'avrei potuta spendere, ma la sentii crescere dentro e stendersi nell'aria, leggera come un semplice pensiero. Quando mi voltai verso il sole, il mondo mi fu davanti. Cominciava con una piccola strada fra case silenziose. Per quella m'avviai, col mio solito passo, verso il primo incontro umano. Dal muretto di una piccola casa si affacciava una donna anziana, una di quelle donne che si alzano presto. Ha capito che non fuggiasco e mi ha invitato addirittura ad entrare in casa. Vado a suonare il campanello. Sì. Se ricorda anche a Mole? Eh? Se ricorda? Signor Chiara. Chiara, sì, se ricorda. Che piacere. Oh, che piacere. È una fortuna poterla vedere ancora. Piero Chiara ha ripercorso l'itinerario della sua fuga 38 anni dopo. La donna che quella mattina di gennaio del 44 l'aveva accolto e soccorso abitava adesso con le figlie in una casa nuova, poche decine di metri sotto quella vecchia, con la fontana nel cortiletto, che abbiamo appena visto. Aveva 94 anni. È morta alcune settimane dopo questo incontro. Venga su! Venga su! E come stai? Tiro avanti, tutta vicina. E lei mi ha domandato se poteva lavare le mani. Perché ero insanguinata, perché mi ero attaccato alle robinie. Ai rubini, sì. E lei mi ha detto venga dentro che le do l'acqua calda. Ecco. E aveva la stufa economica col rubinetto. Sì. E ho lavato le mani, ma erano piene di spine. Sì. Ecco. Dopo si è alzata sua figlia, era presto, era la mattina, le 7:30 forse, le 8. Sì.
e ha cominciato a togliermi le spine. Ci è voluto tutta la mattina. Ma era brava a togliere le spine, con un ago. Poi si è alzato suo padre. E finalmente io ho detto che ero diretto dal Van, dal Manfrini. Dice lei, ma suo marito ha detto, è mio fratello. Io ho varcato il confine in quei tristi anni della guerra e ho sentito, mettendo i piedi sul suolo della Confederazione, ho sentito che la vita che avevo pericolato in quei tempi fino al margine estremo mi veniva restituita, in un clima nuovo, in un clima di libertà al quale avevo forse pensato durante tutti gli anni della dittatura. Io in Svizzera avevo messo il piede le prime volte da bambino, verso gli 8, i 10 anni, avevo qui dei parenti e avevo questo sogno di questo paese che pareva il paese della libertà, del benessere, della tranquillità. Loverciano spinge sul taglio del colle una grande villa di aspetto conventuale, le cui finestre spaziano per tutta la valle e sembrano alzate a guardare oltre il confine, verso l'Italia. È la villa che un prelato d'altri tempi legò agli orfani con la tenuta che la circonda. Da quelle finestre, tanto alte sulla valle e avventurate così lontano, guardarono per 2 anni, impazienti, inquieti, omesti, molti rifugiati politici dell'ultima guerra. Certe volte, in mezzo ai nostri discorsi, si udivano dei boati lontani. «Bombardano Bergamo», diceva il Tiraboschi, che pensava solo a Bergamo. Invece bombardavano Milano e qualche volta Torino. In quelle direzioni, infatti, si vedevano delle vampe che salivano al cielo. Spegnevo allora la luce nella biblioteca per vedere meglio l'orizzonte infuocato e le traiettorie luminose dei tiri antiaerei. Ritti in piedi dietro le finestre, guardavamo in silenzio, finché, cessati i boati e le vampe, si ricomponeva il mantello della notte. «Cosa troveremo?» esclamava il Tiraboschi. Noi, nel mezzo, non avevamo pensieri e stavamo inerti ad aspettare, come naufraghi in un'isola. Ho cominciato la mia attività letteraria sul serio proprio in Svizzera durante l'internamento, sia prima attraverso l'insegnamento e la collaborazione ai quotidiani svizzeri, sia continuandola poi, come la continuo tuttora, questa collaborazione. Ho mantenuto vivo questo legame. Qui Chiara veniva spesso, scendeva talvolta dai gradini sino sul lago per toccare materialmente anche questo lago che amava molto, e poi qui trovava molti amici, confluivano amici letterati, amici artisti, e con loro trascorreva qui a Maroggia dei momenti abbastanza lieti. In più da Maroggia guardava poco lontano, vedeva Morcote, e Morcote gli ricordava sua moglie Iula Schaep di Zurigo, e poi gli ricordava anche una serie di aneddoti che ha messo per iscritto in pagina per il Corriere del Ticino con uno dei suoi bellissimi racconti a Morcote, Era dolce la vita. Tornai a Morcote più volte durante la guerra. Mia suocera aveva abbandonato la villa a Sognetto per affittare la casa al sole sulla stradina che porta alla chiesa e al cimitero. Nei pomeriggi d'estate andavo a cercare un po' di frescura nel cimitero, che è quasi a perpendicolo, appiccicato all'erta sassosa. Salivo fino in alto passando presso le tombe delle famiglie morcotesi, tra le quali troneggiavano i mausolei del compositore Eugène d'Albert, del chirurgo Hans Brunn, del tenore Baklanov e del grande attore Alessandro Moissi. Personaggi che avevano scelto per ultima dimora Morcote, attratti dalla bellezza del suo cimitero, che non ha nulla di lugubre e sembra un'esposizione di ricordi marmorei. Nonostante il pensiero fisso del campo di lavoro, mi sembrava di essere così felice e di avere tutto così a portata di mano che perfino il cimitero di Morcote mi appariva come un luogo ameno. Ogni pomeriggio andavo a passare qualche ora tra i suoi viali pieni di rose fiorite e di ombre leggere. Attirato dalle tombe degli uomini illustri che avevano eletto quella pendice inclinata a precipizio sul lago,
come il luogo della loro ultima dimora. Una delle sepolture più prestigiose che vi si contemplano ancora oggi è quella di Alessandro Moissi, attore celebre in tutto il mondo. La sua tomba non era che una panchina di sarizzo sopra la quale, fissata contro il muro di cinta del cimitero, campeggiava una lapide. Su quella panchina andavo qualche volta a sedermi e, preso dal sopore del meriggio, capitava che mi abbandonassi al sonno. Mi andava così bene la vita a Morcote che ci sarei rimasto volentieri fino alla fine della guerra. Ma non avevo avuto che un mese di licenza, già finito, tra un sonno e l'altro sulla tomba di Moissi, qualche viaggio a Lugano e un po' di gabole e vane per ottenere la liberazione. Ed è stato proprio in questi due anni, anche un po' travagliati, ma in fondo tranquilli, che ho potuto iniziare un periodo di rimeditazione del passato e più che altro di rimeditazione e di riesame di tutta un'avventura, direi, intellettuale o culturale che io avevo vissuta negli anni del fascismo, negli ambienti dell'ermetismo, della letteratura italiana. È stato lì che è nato il mio impegno narrativo, prima attraverso collaborazioni a giornali e riviste, poi più tardi attraverso romanzi, racconti. Il primo approccio di Chiara alla letteratura, alla parte scritta dei suoi testi e dei suoi racconti, avvenne in Svizzera. Nel 1945, quando era rifugiato, il sacerdote Don Felice Menghini gli pubblicò in Cantavi una serie di poesie raccolte appunto nel libro dal titolo Incantavi. Cinque anni dopo, Monsignor Alfredo Leber, che era il direttore del Giornale del Popolo per il quale Chiara collaborava durante il periodo della guerra, gli pubblicò il primo testo in prosa. Quindi furono due sacerdoti a pubblicare per primi un'opera di Chiara e a credere per primi nelle qualità letterarie di Chiara. Poi il primo grande successo in Italia fu Il Piatto Piange.